Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con Pierluigi Marchini e avremmo il piacere di farle qualche domanda. Cosa prova ad essere qui oggi a questo evento in qualità di mentore? Allora, grazie innanzitutto, provo una profonda emozione e soddisfazione, principalmente perché ritengo, ecco, la presenza mia, ma in veste di docente universitario, è il fatto che ciò testimoni la presenza, la volontà dell'università di essere vicina a un mondo come quello dell'innovazione e dell'imprenditorialità, che soprattutto per chi insegna, diciamo, in ambiti economici è fondamentale, quindi creare i presupposti per cui quello che si insegna, ecco, viene riprodotto in una realtà imprenditoriale e si dà origine a una startup, a un progetto innovativo, ecco, penso che sia determinante e la presenza mia e dell'università in questa giornata lo testimonia e penso che sia un elemento molto utile per far comprendere, ecco, come l'università stessa, l'Ateneo, il nostro dipartimento sia vicino al mondo delle startup e quella che è la nostra terza missione, cioè la vicinanza all'ambito locale. Secondo lei cosa deve avere una startup per porre le basi verso una crescita profittevole? Allora, su questo punto penso quello che diranno probabilmente tutti, quella che è la business idea, quindi l'idea di realizzare un progetto innovativo, in parte che debba essere disruptive, quindi davvero possa aggiungere un qualcosa che in precedenza non c'era. Ovviamente dal mio punto di vista, e questo è un po' quello che cerco di aggiungere nelle attività di mentorship che svolgo, è comunque il fatto di puntare, di focalizzare quello che è l'idea su dei dati, su delle impostazioni corrette di valutazione del mercato e di corretta impostazione di quello che è il piano economico finanziario di tenuta del progetto, perché spesso proprio una bella idea rischia di non realizzarsi se non si ha la consapevolezza di quelli che sono i valori su cui si deve fondare e il progetto anche in termini numerici economico finanziari con cui si deve realizzare. Dal suo punto di vista, su cosa si deve puntare per creare una realtà aziendale capace di ideare le giuste modalità per portare un cambiamento all'interno del contesto competitivo? Allora, in parte il tema dell'innovazione che ho citato prima, cioè essere qualcosa di disruptive, cioè di cambiare alcuni modelli che possono essere modelli economici o modelli all'interno di settori che sono sempre stati sviluppati in un certo modo e che l'innovazione consente di vedere e di integrare in un modo diverso. Poi penso che l'altro elemento fondamentale sia proprio concepire un business model diverso, un business model che tenga in considerazione, attraverso i modelli con cui possono essere definiti questi modelli di business, veramente, ecco, addentro, completo, per capire, per comprendere come questo possa essere realizzato. Penso che questi due aspetti, innovazione e corretta definizione del modello di business, del business model, siano i due elementi fondamentali per una startup. Sarebbe disposto a investire in uno dei progetti che avrà modo di conoscere nel corso della giornata? Sì, avendo a disposizione sicuramente finanze da questo punto di vista, sicuramente. A parte gli scherzi, sì, perché io penso che ecco, l'investimento, se noi vogliamo veramente, ecco, creare dei modelli di sviluppo, è chiaro che ci sono dei soggetti a ciò dedicati, ma anche, ecco, chi può dare un apporto, chi ci crede o chi vede diciamo dei buoni modelli di business, come dicevo prima, su cui ecco, investire per determinare poi il progresso dello sviluppo economico, perché penso che sia quello, siano modelli. Noi insegniamo l'impresa come un elemento che parte dall'imprenditore, ma che poi, ecco, deve portare ricchezza e sviluppare economicità anche al mondo interno, a tutti gli stakeholder, e quindi a maggior ragione proprio per questo, perché si parla di sviluppo economico e non solo individuale, assolutamente sì. La ringrazio per aver passato un po' di tempo con noi, per averci esposto le sue opinioni su questo importantissimo tema. Grazie mille.